Benvenuti in un nuovo tutorial di Fatete Casa. Oggi andremo a parlare di come si mettono i falsi telai in legno. Andiamo, sigla! Oggi parleremo del falso telaio. Questo qui è un falso telaio che ho acquistato da Leroy Merlin. Vi faccio vedere come si monta. Andremo a fare una serie di ragionamenti perché non è per niente facile. Io sono nel settore dell'edilizia da più di 30 anni e ogni volta mi devo fare il ragionamento su quali sono le misure. Che quando tu monti una porta che ha un passaggio da 70, da 80, da 90, devo andare a vedere quanto devo lasciare di luce nel falso telaio per le varie misure delle porte. Quindi adesso vado un po' a memoria: se la porta è da 70, il falso telaio internamente deve misurare 80. Ho sempre 10 centimetri più o meno di differenza fra la misura definitiva della porta e invece il falso telaio ha 10 centimetri in più solitamente del passaggio definitivo della porta. La porta deve essere messa qui. Questa qui è la porta che accede. La prima cosa che vado a fare prima di andare a il falso telaio è quella di crearmi due basi con il mattone che mi vanno a segnare quello che già sarà il piano pavimento finito. In questa maniera io quando avrò i due mattoni che mi segnano il piano pavimento finito, non andrò a fare altro che andare ad appoggiare, una volta che l'avrò montato, il falso telaio. Questo mi agevolerà, altrimenti se non faccio questi due piccoli basamenti dovrò andare a incunearlo o fare altre cose. Io invece vado a utilizzare i mattoni, li metto già belli in bolla fra i due, li tengo già in bolla, già in piano di quello che sarà il pavimento finito. E poi, una volta montato il falso telaio, non devo fare altro che metterlo su questi due mattoni e fissare le zanche e poi farò il muro di tamponamento di sopra. Io ho iniziato a preparare questa riga che mi vede l'allineamento del muro con la porta che andrò a fare. Questi sono il primo mattone e l'altro mattone di cui vi ho parlato. Vedete che ho il metro da muratore. Questa linea qui, la linea che dà un metro del pavimento piano finito. Quindi devo andare a riempire il mattone fino ad arrivare al metro. Ci sono circa 3 centimetri. Una volta che questi saranno a posto, potrò andare a montare il falso telaio. Verificare che il mattone sia in piano e che sia all'altezza giusta, 1 metro piano pavimento finito. Perfetto, allora tra di loro adesso sono in piano. Quei mattoni lì, una volta che il muro sarà fatto, verranno tolti. Ora è solamente per appoggiare, per facilitare il lavoro di posa in opera del falso telaio della porta. Andiamo a pulire il falso telaio. Un cut. Allora, questo qui è un falso telaio per porte da 70, 80 e da 90. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Questi sono due distanziali, poi abbiamo quella che è la traversa superiore e invece queste sono due longheroni laterali. Queste sono le staffe che vanno murate. Ne ha tre, una in alto, una in basso e una centrale. Tutte le porte sono delle porte che misurano 80 centimetri di larghezza finite, quindi significa che io quando aprirò la porta avrò 80 centimetri di passaggio. Io per fare questo devo far sì che questa porta misuri 90. 90 perché poi tra lo spessore del telaio della porta, che è solitamente 4 centimetri più 4 centimetri,
e devo lasciare un gioco, quindi sono 8 cm più un gioco. Questo modello di falso telaio ha dei fori premarcati dove all'interno andiamo a mettere questi spinotti, ma non è detto che, cioè ognuno lo fa a modo suo. Con l'utilizzo della mazzetta metto gli spinotti dentro. Ora prendiamo la traversa superiore. La traversa ha tutta una serie di fori proprio perché può essere utilizzata per vari tipi di aperture. Allora, da una parte c'è quello fisso che possiamo già iniziare a bloccare. Poi devo prendere il metro e misurare 90 cm. Io vado poi ad alloggiare la porta da 80. E il penultimo. Io in questa maniera internamente qui ho 90. Ora provvedo a mettere anche questi distanziali qui. Questi vanno messi uno alla base. Qui dobbiamo controllare che mettiamo la stessa misura, eh. Se qui lo mettiamo a 20 cm, che vi consiglio, anche di qua 20 cm. I chiodi potete anche non infilarli tutti. Andiamo a misurare il 90, qual è l'incavo per il 90. Perfetto, lo mettiamo sempre a 20 come l'altro. Perfetto. Facciamo in modo di non fare mai i lavori fatti a caso. Facciamoli sempre con le misure. Lo faccio un metro. Per fare questi lavori qui vanno bene i chiodi da 6. Lo metto non proprio dritto, obliquo. In questa maniera sono sicuro che, a parte che li prende tutti e due le tavole, in più ha una migliore tenuta. Allora, il nostro controtelaio è montato. Vedete che devo tagliare questo eccesso e questo eccesso. Il nostro telaio della porta pronto. Quello che devo fare è aprire le staffe. Una. Allora, adesso voglio spiegarvi un attimo questo passaggio, che è un passaggio un po' delicato. Allora, dovreste essere provvisti di una matita, della matita da muratore, perché andiamo a segnare i punti dove vanno le zanche. Prima andiamo a fare i segni e poi con il martelletto dobbiamo fare gli incassi, perché poi andiamo a piazzare il nostro telaio dove abbiamo fatto gli scassi, lo metteremo, lo blocchiamo con del cemento pronto e poi costruiremo la muratura sopra. Adesso vi faccio vedere come tornano utili quei mattoni che sono andato a mettere per terra. Praticamente noi andremo solamente ad appoggiare e sarà già in bolla. Ecco qui la nostra matita. Allora, adesso ho segnato anche da questa parte qui lo scasso, quindi devo andare a fare le rotture con il martello e poi devo fissare il tutto con il cemento pronto. Non andrò a fare gli scassi da questa parte. Da una parte andrò a mettere 3 tasselli di una certa consistenza e dall'altra parte vado a mettere le staffe. Ora io andrò a smontare le staffe che ci sono sul telaio, le tolgo così non mi danno fastidio, vado a fare 3 fori con il trapano e poi con il tassellatore andrò a fare i fori sul muro. Ecco i famosi cunei di legno che nell'edilizia servono sempre. In un attimo con i 2 cunei abbiamo già bloccato la situazione. Potremmo anche decidere di fissare prima questa parte e dopo questa parte qui. Una cosa che dobbiamo guardare con una riga è che il telaio si è allineato. Perfetto. Provo prima sotto, poi a metà e poi di qui. Nel muro di qui andrò a utilizzare questo tassello da 10, sicuramente molto consistente, con la sua vite. Metterò 3 di queste viti: alto, basso, centro,
faccio il passaggio con questo per i tre fori, dopo tolgo questo, prendo una punta piccola da muro, andrò a farmi i segni, vado a togliere il falso telaio e poi faccio bene i fori con la punta da 10 e dopo metto tutto a posto e da lì metto le viti e murerò il tutto. Se avete dei problemi a fissare il telaio, potete iniziare a bloccare con il cemento pronto una staffa alla volta, così blocchiamo quella di sopra e poi possiamo sistemare, una volta che sarà venuto duro il cemento pronto, possiamo sistemare quella di sotto. A volte può capitare, come in questo caso. Bagniamo in questa maniera. Ricordatevi che quando si utilizza il cemento pronto di tenere sempre a portata di mano la tavoccia, vi viene molto comodo. Va sempre bagnata. La bolla in questo momento mi dà che è perfettamente in verticale, in questo senso. Ora andrò e imbolla in tutti e due i sensi. Allora faccio che finire di murare almeno questa parte del falso telaio, è pronta, devo solo mettere i tasselli nell'altra. Adesso che da questa parte è fissata e vi voglio far vedere come, un blocco, due blocchi, tre blocchi. Adesso dovremo andare a bloccare questa, ma come vi ho già detto prima, questa parte qui la devo andare ad avvitare. Quindi adesso la prima cosa, vado a fare tre fori, uno in alto, uno in centro e uno sotto, e poi andrò a fare i tre fori nel muro. Questi qui sono dei tasselli che passano all'interno della porta perché non hanno la testa. Potrò andarli a mettere nel muro direttamente con la vite. Ho fatto il foro, ho fatto passare all'interno la vite. Adesso con il mio bel avvitatore vado ad avvitare. Dopo che sono andato a verificare ulteriormente fosse in verticale precisa sia in questo senso che in questo senso, ora vado a fare gli ultimi due fori, passo la vite, stringo e il falso telaio è a posto. Comunque devo mettere degli spessori proprio dove c'è la vite e poi posso andare a stringere. Logicamente se non vado a mettere gli spessori tiro il telaio contro il muro, cosa che non voglio fare. Bene, sono soddisfatto, il falso telaio è stato murato, sono soddisfatto del lavoro che ho fatto. Dopo aver fissato il falso telaio andrò a riempire lungo i lati in maniera che poi chiuso definitivamente. Bene, adesso che abbiamo visto come si montano i controtelai delle porte, ricordatevi di iscrivervi al canale, non smetterò mai di ricordarvi. Iscrivetevi, attivate la campanella e mettete un like al video. Ciao da Max, al prossimo tutorial, ciao!